Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia Fan Fantasy, Opera Omnia versione JP, perché oggi è uscito un nuovo personaggio. Il personaggio di Shelke, di Final Fantasy VII Drige of Cerberus, che ha un attimo incuriosito quello che è il mio interesse. Ecco, mettiamola così. Ha incuriosito un pochettino il mio interesse. Ha delle meccaniche particolari che comunque abbiamo già visto all'interno del gioco, ma che adesso vengono sfruttate in maniera diversa. Un LD eccezionale, oserei dire, in quanto ricarica completamente il personaggio, ma ricarica soprattutto la hex del personaggio stesso, anche in CA. Quindi devo dire che come personaggio lo voglio analizzare, lo voglio studiare bene, perché non saprei. A leggerlo sulla carta sembra essere un personaggio abbastanza standard. Qualche danno in più, le skill che cambiano nella versione Plus, il buff che aumenta attacco, max bravery, prende anche un piccolo HP damage up del 20 o 30%. Adesso non lo ricordo perché l'ho letto, ma non lo sto ricordando. Quindi, diciamo che fondamentalmente sembra essere un personaggio abbastanza standard. Bisognerà vedere effettivamente come si comporta, soprattutto nelle Lufene Plus. Anche Kaizit, per molti, inizialmente era un personaggio inutile, tra virgolette, ma che poi invece leggendolo bene si è capito qual è stato il suo potenziale. Quindi diciamo che i personaggi visti sui trailer, letti un po' così, forse distrattamente, non devono precludere il fatto che in realtà possano essere anche interessanti. Tra l'altro, banner abbastanza interessante per me, dato che c'è la rerun di Fujin. Rerun di Fujin che io non possiedo. Quindi diciamo che qui dovrei cercare, come dire, due personaggi quasi, quindi sia Fujin e sia Shelke, quindi in realtà non è malvagia neanche come situazione. Possiedo circa 350 ticket, ne voglio utilizzare un paio, vediamo un po' che cosa succede e poi ovviamente deciderò il da farsi. Ovviamente non utilizzerò gemme, non voglio utilizzare gemme. Posso spendere qualche ticket in più semplicemente per il fatto che c'è anche Fujin che mi manca, però senza esagerare, perché ancora manca un po' alla fine del mese. E per cui va bene che comunque a metà mese già c'ho Garland e quindi sono parato, tra virgolette, perché sarà lui il mio personaggio da fare verde. Però per fine mese vorrei effettivamente vedere cosa esce e soprattutto chi esce a fine mese, proprio per vedere se spendere le gemme che andrò ad accumulare oppure tentare con i ticket e nel frattempo, chissà, magari racimolare qualche altro burst token se magari ci fosse la possibilità. Detto questo, io direi che posso iniziare a pullare sul banner di Shelke e vediamo un po' che cosa succede.
c'è stato il connecting. Vediamo. Ok, e la X intanto ce l'abbiamo, manca solo l'LD e siamo a posto. Vabbè, almeno diciamo che ho ottenuto Fujin. Vabbè, sicuramente poteva andare molto meglio. Mi sono rimasti questi ultimi 100 ticket che mi conserverò appunto per vedere cosa succederà in futuro. E niente, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Noi come sempre ci becchiamo con un prossimo video o con una prossima live sul sito Viola. Bye bye.